due nuove strutture costruite con i fondi dei privati in maniera esclusiva dentro progetto realizzazione parcheggi pertinenziali della legge Tognoli, poi fatto proprio dal commissariato straordinario. Dopo quasi tre anni di lavori si inaugurano al Vomero due nuovi parcheggi per circa 200 posti auto. Le strutture, entrambe di tre livelli interrati e con 96 box per la sosta di tipo pertinenziale, sono state realizzate nel sottosuolo di area pubblica in via Paisiello e via Andrea da Salerno. Due le società che hanno finanziato gli interventi inseriti nel programma urbano parcheggi approvato dal Comune e alle quali l'area è affidata per i prossimi 90 anni. È uno dei progetti importanti sulla mobilità, quello di creare dei box pertinenziali, appunto l'amministrazione insieme a cooperative di privati. Sono complessivamente quasi 200 box che servono per liberare maggiormente gli spazi sovrastanti e poi anche riqualificare l'area, piccole aree pedonali che ci auguriamo possano essere vissute dai cittadini di questo quartiere. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministrazione, i concessionari hanno provveduto a propria cura e spese anche alla riqualificazione del tratto di strada circostante i parcheggi, dalla pedonalizzazione dell'area con la sistemazione di nuovi arredi fino alla pavimentazione e realizzazione di marciapiedi e alberature. Un altro piccolo tassello che arriva a conclusione, progetto autorizzato e partito nel 2010, che noi abbiamo curato insieme alla municipalità per arrivare al completamento. Sono circa 200 posti auto tra i due parcheggi. Sappiamo che si tratta di una soluzione onerosa per i residenti, ma questo è positivo perché chi sceglie di mettere e può permetterselo, insomma, la propria auto dentro un box, comunque libera spazi di superficie dalla sosta blu, che quindi viene meglio utilizzata dagli altri residenti.